SOS sicurezza nel quartiere Ferrovieri. Lo dicono al nostro microfono i residenti in vista del prossimo incontro della giunta Possamai, organizzato proprio nella sede della ex circoscrizione 7. Tra le problematiche segnalate dai cittadini, la preoccupazione per la riapertura del centro medico in fase di ristrutturazione e soprattutto la cronica carenza di parcheggi. Qui più di 4.000 persone sono rimaste senza medico e sono in giro, certi non hanno ancora il medico di base. Questo senz'altro. E poi la sicurezza nel quartiere, perché anche verso dove abbiamo le due palestre ci sono stati degli atti vandalici, persone che si sono infiltrate nella palestra durante gli orari di allenamento. La sicurezza è la mentalità delle persone che non hanno più il valore del non rubare. Ci vorrebbe un po' più di vigilanza, non lo so. Mancherebbero i parcheggi, qualche parcheggio qua. Questo è un grosso problema che qua si continuiamo a dire. Da viabilità più che altro. E qua la sera c'è da morire con il traffico che c'è. Qua solo ed esclusivamente parcheggi ci mancano per la zona, basta, poi c'è tutto qua. Che continuiamo a dirlo continuamente, amministrazione prima e amministrazione attuale. Parcheggi è un problema fondamentale. Assolutamente sì, lo confermo. Ogni volta che vengo qui a fare la spesa è abbastanza difficile parcheggiare. Si rischia di essere tirati sotto. Sì, il parcheggio di par sì, c'è conferma di parcheggio che manca. Quindi è un problema, è un problema. Tutta sicurezza, più polizia, più tutto insomma, in quanto riguarda questo settore, insomma, ecco. Bisognerebbe proprio dire al sindaco nuovo di darsi da fare, insomma. Sicuramente i problemi del parcheggio ci sono, quello non è indubbiamente, come vede. Quindi se il sindaco viene a farmi da queste parti, se ne renderà conto da solo.